Ogni donna merita di splendere. Oggi nuovo video Avon e questa volta è un make-up tutorial per Halloween, ma l'ho inteso in maniera diversa, non l'Halloween quello cupo, tetro, del mostro che ho fatto l'altro anno, ma l'Halloween visto un po' più l'americana, cioè qualsiasi travestimento va bene, quindi volevo fare una cosa tutta colorata, molto pop, con il mascara colorato della Color Trend, gli ombrettini colorati della Color Trend, una cosa diversa. E altra cosa diversa di questo tutorial è che non lo farò col voice over, ma parlerò nel mentre, quindi spero non diventi troppo lungo e cercando di abbreviare, velocizzando certe parti. Niente, passiamo subito al tutorial. Partiamo dalla base, il fondotinta. Ho scelto il colore Near Nude. Lo apro. Uso la mia mano a paletta, ne prendo un po' e poi uso il mio pennello due fibre e comincio a stendere il prodotto. Allora, essendo una maschera per Halloween, non voglio un tocco leggero ma bello pesante, aspetto un minutino che si asciuga un po' di primo strato di fondotinta e ne do una bella seconda passata, bella pesante. Bene, dopo che sono tutta unta e sunta e bisunta da questo secondo strato bello erto di fondotinta, prendo i correttori della Color Trend, sia il medium che il light. Il medium lo uso per le occhiaie. E il light lo uso, se ho dei rossori qua e là, un naso, non mi dà il traso, forse un pochino forte, e poi provo a cancellare un pochino le mie sopracciglia. Una bella quantità. Provo anche contropelo. Mi metto il bello dentro e poi di nuovo a pelo. Cerco un minimo di sfumare il tutto, picchiettando e portando questo, sfumando bene, stirando al di fuori della sopracciglia, sulla sopracciglia lo tampono. Bene, dopo che ho steso bene il tutto, tamponando eccetera eccetera, sono praticamente come una salsiccia, ho bisogno di opacizzare il tutto. Sempre prendo la mia cipria della Color Trend e anche questa la metterò abbondante, effetto bambola polverosa. Neanche butto l'eccesso e tampono così da rilasciare più prodotto soprattutto sulle sopracciglia, occhi, sotto, tutto bella abbondante. Noto che solo con il pennello è troppo leggero, allora uso direttamente la spugnetta così da prelevarne ancora di più, soprattutto sulle sopracciglia che sono belle cremose. Ok, adesso che sono praticamente uscita da un cantiere edile, per quanta polvere ho in faccia, andrò a usare il primer dell'Avon e lo userò anche sulle labbra. Ok, adesso che sembro praticamente fatta di cera, anzi di ceramica, che è pure un po' polverosa, prendo la matita bianca della Color Trend e mi premonisco anche di un temperino perché la userò più volte e andrò a disegnare il mio ombretto. Stai dicendo, che cosa stai dicendo? Sto disegnando la base, voglio, non voglio una cosa sfumata, una cosa bella, voglio una patacca di colore piatta, dritta, molto olografica.
Dopo di ciò ho ritemperato la mia matita e vado a ridisegnare le sopracciglia facendole bianche. Bene, dopo che ho fatto tutti e due gli occhi, passo la bocca anche se avrò tutta bianca. Ok, dopo che sembro uscita da un film degli anni 90, una cosa terribile, passiamo al colore! Prenderò questa cialdina della Color Trend che si chiama Retro Chic. Questo blu e questo argento. Con il pennello d'applicatore dell'Avon prendo prima l'argento e farò metà occhio, un po' meno della metà, comunque molto vicino alla palpebra, alle ciglia. Cercando di essere più precisa possibile, di fare effetto linea dritta. E anche un bel po' spessa, diciamo metà palpebra. Dopo che ho preso questo grigio, grigio argento, prendo sempre con il pennello, pulendolo un pochino sulla carta, questo blu elettrico e lo passo sempre picchiettando su tutto il bianco. Prima di tutto andando dritta vicino al grigio e poi picchiettando andando verso l'alto. Perfetto, dopo aver finito gli occhi passiamo alle sopracciglia e prendo la cialdina, la Rain Forest, e prendo il verde più chiaro sempre con il pennello di prima d'applicazione, cercando di pulirlo più possibile su un pezzo di carta, vado a prendere il verde più chiaro e lo passo sulle sopracciglia sempre picchiettando. E adesso sempre con la Rain Forest prendo un pennello angolato, questo dell'Avon, prendo l'ombretto più scuro e lo passo su tutte le ciglia inferiori sotto la palpebra. Prendo la matita bianca e la passo nella rima interna. Adesso riprendendo il Rain Forest, sempre un pennellone colato, ce l'ho picchietto sopra per fissarlo. Adesso prendo l'eyeliner, questo della linea Jungle, il colore Jungle Green Queen, e faccio una riga di eyeliner. Ok, passato l'eyeliner, cosa andiamo a fare? Mi sono persa. Passiamo al blush. Prenderò questa cialdina che si chiama Party Girl e mischierò i due colori insieme. Bello abbondante. Adesso passiamo alle labbra, riprendo il pennellone, quello dell'applicazione per ombretto, cercando di pulirlo dal verde, riprendo il blu elettrico e lo passo intorno cercando di lasciare il centro bianco perché ci metteremo quell'altro celeste. Bene, dopo che ho passato il blu pulisco di nuovo il pennello e prendo questo verdino acquino, celestino acqua.
Allora, non sono molto contenta del blush, quindi cerco sempre con il pennello di prendere più rosa, sempre da questa partina, e di passarlo. Ok, dopo che ho cercato di sfumare un po' più di rosa, andiamo al mascara colorato. Questo è il Violet Sizzle. Vabbè, questo qui è il viola, l'unico viola che c'è, e lo passo abbondantemente sopra e sotto. Niente ragazze, questo è il risultato, un Halloween un po' pazzo, un po' diverso, diciamo questo stile pop anni 80, mi sento molto la cattiva della Gemme de Hologram. Sono una cantante terribile, lo so, però dai, un Halloween diverso. Niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato utile sia a voi clienti che a voi presentatrici. Vi mando un bacio, alla prossima luna. Ciao. Appunto, un qualcosina in più prima che un maestro costa, prendetelo per quello che è, una cosa giocarellosa, così è veramente brutto, cioè lo capisco, se lo cercate voi di essere più precise, meno bordi bianchi che sbocco, più. Io vi ho dato solo un'idea. Naturalmente molte di voi diranno: ma Halloween, Halloween, ci sono le streghe, i mostri, bla 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 bla. Il senso dell'Halloween, che è un'antichissima, come si dice, tradizione celtica, è quella di mascherarsi, di essere diverso dal normale per non farsi prendere dall'entità dell'altro mondo. Quindi va bene, quello che si sia appunto da stupida, che potrebbe, posso molto assomigliare a una brazza venuta male dopo un incidente, quindi va bene per Halloween, posso assomigliare appunto a una delle hologram, e anche sì, una versione molto pop anni 80 terribile. Niente, vi rilascio, spero che questo appunto vi abbia chiarito un po' di cose, un bacio, alla prossima.